Il settore sanitario sta vivendo una trasformazione senza precedenti grazie all'uso dei dati e all'implementazione delle tecnologie digitali, l'adozione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, il machine learning e l'analisi dei big data stanno apportando cambiamenti significativi nella diagnosi, nel trattamento e nella gestione delle patologie. La comprensione del dato e la sua valorizzazione stanno aprendo scenari molto interessanti nell'evoluzione delle cartelle cliniche elettroniche, nella medicina personalizzata, nel management aziendale ai fini dell'efficientamento dei processi con conseguenti ricadute positive sul trattamento dei pazienti, riducendo al tempo stesso la spesa sanitaria. È questo in estrema sintesi il focus principale del convegno nazionale Il dato in sanità, Data Driven Healthcare, sfide e opportunità di una sanità in continua evoluzione, che si è svolto nell'aula magna del rettorato dell'Università di Siena. Ascoltiamo le parole del direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria senese, il professor Antonio Barretta. Il dato in sanità è fondamentale per gestire appunto le organizzazioni sanitarie. Senza le informazioni si governa al buio, quindi si governa peggio. Potrei fornire centinaia di esempi in cui noi, quando dobbiamo migliorare, organizzare al meglio l'azienda, abbiamo bisogno di dati, di informazioni. Quindi confrontarsi con altre esperienze, vedere anche quelle che sono esperienze di frontiera, per noi è importante oggi, perché ci consentirà di migliorare ulteriormente e anche di acquisire degli ulteriori spunti. Segreteria scientifica a cura dell'ingegner Giampaolo Ghisalberti, responsabile dell'ufficio innovazione in ambito ICT dell'azienda ospedaliera universitaria senese. Abbiamo voluto realizzare questo focus sul dato in sanità perché chiaramente il dato rappresenta un pilastro, perché il dato vuol dire conoscenza. La sanità viene da, diciamo, un pregresso storico di frammentazione di isole informative, pensiamo alla radiologia, il laboratorio, l'anatomia patologica. Al giorno d'oggi sempre più è necessario, diciamo, che i dati siano aggregati, siano facilmente visualizzabili per i medici che si prendono a cura della nostra salute, chiaramente nel rispetto della privacy e anche in un particolare contesto molto delicato per la sicurezza del dato in tema appunto di cyber security. Quindi un'occasione, diciamo, per approfondire determinati temi, dall'intelligenza artificiale ai big data, alla realtà aumentata, perché se al giorno d'oggi è possibile rendere interoperabili i dati, è necessario sempre più dare un valore aggiunto al dato grazie a queste nuove tecnologie con cui, diciamo, usualmente, quotidianamente abbiamo sempre più a che fare. Queste tecnologie innovative con cui abitualmente, quotidianamente, diciamo, abbiamo sempre più a che fare nel mondo dell'healthcare sono fondamentali, ad esempio per ridurre la spesa sanitaria, per far evolvere le cartelle cliniche elettroniche verso un decision support system, per la medicina personalizzata. Quindi tutte queste occasioni, come dire, di confronto, di approfondimento che servono a matchare da una parte le esigenze, dall'altra parte le tecnologie, sono fondamentali per l'innovazione in un settore strategico quale quello della sanità, di cui tutti noi poi abbiamo bisogno. Tanti temi affrontati nel convegno, con relatori di spicco che condividono le loro esperienze e conoscenze su argomenti altamente innovativi, quali l'impiego dell'intelligenza artificiale nella diagnostica medica, l'ottimizzazione dei processi sanitari attraverso l'analisi dei dati, la personalizzazione delle cure e molto altro ancora. Ascoltiamo il professore dell'Università degli Studi di Siena, Domenico Pratichizzo. Dunque, i dati sono importantissimi perché di fatto quello che succede con delle tecnologie robotiche e anche informatiche in generale, riusciamo a trasformare tutto quello che esiste in dati digitali. Quindi noi siamo dati, però siamo dati biologici, grazie a queste tecnologie lo portiamo a livello informatico che riusciamo a manipolare dal punto di vista degli algoritmi. Con questi algoritmi e con le tecnologie robotiche noi riusciamo ad operare in modo molto importante sia nell'ambito della riabilitazione, perché l'uomo di fatto è un po' simile al robot, quindi possiamo riabilitarlo con le tecnologie robotiche, ma anche cominciare a studiare il comportamento delle cellule, perché guardi, anche le cellule, così come il corpo umano, di fatto hanno delle funzioni di movimento che possono essere studiate esattamente con le stesse metodologie che si applicano in robotica. E quindi studiando questi movimenti, queste azioni delle cellule, stiamo capendo come poter agire grazie alla meccanobiology con delle tecnologie di tipo tattile per rallentare la proliferazione del tumore. Le parole anche di Andrea Paolini, direttore generale di Toscana Life Science.
Sicuramente la ricerca ormai non può fare a meno di una gestione attenta e puntuale dei dati. Alla base di tutto quello che facciamo ormai ci sono dei dati anche nell'ambito non strettamente legato ai processi sanitari. Quando parliamo di campioni biologici, quando parliamo di laboratori dove si fanno attività di chimica, biologia, biologia, biochimica, quando si parla di genetica, tutto questo genera una mole di dati importante e con grandi criteri. Sia dal punto di vista dello stoccaggio di questi dati, ma anche della gestione odierna e futura. È chiaro che un grande tema è come poter usare questi dati non solo per lo scopo specifico per i quali sono stati poi raccolti, ma anche in prospettiva per virtualizzare alcuni processi. Tutto ormai dipende da questa gestione molto puntuale dei dati e in particolar modo una cosa che a noi sta molto a cuore, che è a cavallo, è tutto il tema dei clinical trial, utilizzando dei dati che molto spesso prima sono di origine anche biologica, ma poi invece sono legati al paziente e a tutti quelli che sono appunto le informazioni che possono scaturire dal caso specifico, ma in generale anche dal monitoraggio continuo di questi pazienti. Ed infine le parole di Andrea Belardinelli del settore sanità digitale e innovazione di Regione Toscana. La Regione Toscana innanzitutto ha una forte tradizione sull'elaborazione del dato in un'ottica di supporto alle decisioni. Una prova importante è stata durante il Covid, dove l'acquisizione di dati in real time da tutte le nostre aziende ci ha consentito di prendere decisioni importanti, come quella di chiudere ad esempio le sale operatorie per ottenere più posti di terapia intensiva, oppure il monitoraggio costante su tutto il territorio dei tamponi effettuati nelle farmacie o nei laboratori. Ma dall'emergenza è ovvio che queste tecnologie noi le usiamo anche durante la fase ordinaria e quindi tutta la raccolta di dati in tempo reale, perché ormai non usiamo più i flussi mensili ma abbiamo il dato direttamente nel momento in cui si genera all'interno dell'azienda, ci consentono di fare delle elaborazioni e di dare alla parte politica e gestionale tutti quei dati che servono a decidere come impostare le politiche sanitarie regionali.